Siamo qui davanti al CPR di Torino con l'onorevole Suriano del gruppo Manifesta alla Camera. Onorevole Suriano, quale situazione ha trovato all'interno del CPR? Allora, in questo momento ci sono 102 ospiti, in condizioni ovviamente più o meno gradevoli per chi è comunque trattenuto, non hanno contezza di quello che succede, non riescono a mettersi in contatto con gli avvocati, quindi comunque situazioni sempre non piacevoli, quelle che abbiamo visto. Si sta cercando ancora oggi di firmare questo protocollo con l'ASL di Torino, che è ancora da marzo, da quando si è insediata questa nuova gestione, ancora non è stato firmato, quindi anche qui le difficoltà per avere un'anamnesi completa di chi degli ospiti che arrivano. E tutto sommato, insomma, si sta cercando di gestire al meglio, però chiaramente non è la situazione floridissima, non è una situazione piacevole per gli ospiti e c'è sicuramente da migliorare sia la parte sanitaria per quando entrano gli ospiti, perché non c'è chiarezza neanche di che malattie, di che terapie stanno facendo, quindi una sorta di superficialità sulla situazione sanitaria degli ospiti in arrivo. E poi la gestione ovviamente della vita quotidiana di questi ospiti che sostanzialmente non hanno da che fare tutto il giorno, quindi le difficoltà di gestire la giornata stando chiusi in delle strutture piccolissime, in delle celle, senza attività di svago, di nulla, quindi sicuramente è una situazione difficile. E poi vabbè, c'è tutto l'aspetto normativo, per quello è colpa e responsabilità dei politici, per cui dovremmo intervenire sull'aspetto normativo. Allora, quindi un CPR sostanzialmente che sta funzionando al di fuori della normativa vigente. Nel 2021 il Tribunale di Roma ha bloccato le riammissioni informali attuate dal Ministero dell'Interno a Trieste. Nel 2020, all'inizio del 2020, hanno cominciato a essere stati sequestrati i telefonini all'interno dei CPR. La Corte dei Conti si è espressa tempo fa sul fatto che in realtà soggettivamente lo Stato spende meno per l'accoglienza che per i rimpatri. Quindi praticamente il costo che viene destinato pro die e pro capite per l'accoglienza a un migrante è inferiore al costo che viene effettuato per i rimpatri. E il mese scorso la Corte dei Conti si è espressa sul fatto che c'è un ricorso insufficiente al rimpatrio volontario assistito con reintegrazione. Come valuta la politica di immigrazione di Lamorgese? Beh, io ho fatto giro anche di altri CPR che la spesa per l'accoglienza sia irrisoria è evidente nei CPR che ho visitato io. Sostanzialmente vi è una ospitalità, diciamo così, di queste persone senza altri servizi. E quindi è evidente che la spesa è veramente irrisoria. Così come anche rimpatri, soprattutto durante la fase di Covid, sono stati minimi, perché gli stati d'origine non li accettano se non con una certa profilassi, quindi rimpatri quasi nulli. Ora qualcosa si sta smuovendo. È accoglienza, ma molto minimale, ma molto molto basic, minimale, essenziale, cioè un posto letto, chiamiamolo così, e basta. Dove sono stata io in altri CPR non vi era neanche la possibilità di fare le telefonate ai familiari, non vi era neanche la biancheria per il letto, quindi insomma veramente l'accoglienza è molto risicata in Italia, assolutamente basilare. Poi accadono eventi di autolesionismo, accadono eventi di vandalismo, anche perché alcuni addirittura che vengono dal carcere mi dicono che preferiscono ritornare in carcere che stare in un CPR, visto le condizioni in cui vivono in questi luoghi. Quindi che l'accoglienza sia molto irrisoria in Italia è evidente, basta fare un giro appunto in queste strutture, non ci vuole tantissimo per capirlo.
I rimpatri vanno a sgoccioli, soprattutto in Tunisia, sappiamo che abbiamo gli accordi di rimpatrio, qualcosina si sta muovendo, però sempre molto poco. E poi c'è tutta la parte normativa, per cui dopo il periodo di permanenza in questi luoghi molti vengono rilasciati con il foglio di via, sappiamo benissimo che non lasciano lo Stato e vengono ripresi e riportati qua dentro, quindi anche qui c'è da lavorare sull'aspetto normativo, perché è assurdo. È un continuo uscire e rientrare che non porta benessere a nessuno. Un'ultima domanda. Avete presentato un'interrogazione parlamentare sui fatti del 1° maggio a Torino. A Riace c'è stato un incontro sulla criminalizzazione della solidarietà. Amnesty ha posto l'accento anche sulla repressione delle proteste e del dissenso. Esiste una repressione dell'immigrazione in Italia? E c'è un filo conduttore fra la repressione dell'immigrazione in Italia e la repressione della base sociale? In questo momento, dovuto all'emergenza Covid, abbiamo assistito a una repressione del dissenso, della libertà di manifestazione, a mio avviso. Anche i fatti accaduti di violenza verso gli studenti che manifestavano contro l'alternanza scuola-lavoro sono stati episodi gravissimi. Attualmente, nonostante pare non ci sia più emergenza Covid o comunque molte restrizioni sono state ritirate, ancora non è possibile manifestare nei centri cittadini, ancora non è possibile manifestare liberamente, quindi sembra che a mio avviso la gestione della libertà di manifestazione da parte della Ministra degli Interni e comunque da questo governo è totalmente autoritaria, non c'è la libertà di manifestare se non appunto fuori dai centri, fuori da dove il cittadino può vedere e può creare disagi, perché comunque la manifestazione ha anche la finalità di creare disagi per far sentire la propria voce e quindi a mio avviso sì, c'è un atteggiamento molto autoritario da parte di questo governo. Grazie, onorevole.